Allora, benvenuti a tutti, grazie a chi ha pensato di passare questo pomeriggio del 24 di aprile. Abbiamo posticipato di un giorno soltanto la festa del libro, perché ieri era la festa mondiale del libro e questa iniziativa che nasce questa sera voleva essere in questa ottica, in questa tradizione di festeggiare il libro. Il libro ha bisogno di essere festeggiato, ha bisogno di trovare tanti estimatori, per cui questa sera, alla fine del nostro incontro, noi brinderemo. Abbiamo trovato un partner di questa nostra iniziativa che alla fine del nostro incontro ci farà brindare con del buon vino. E questo è un fatto molto interessante, perché il libro bisogna festeggiarlo, il libro bisogna amarlo, i libri bisognano leggere, e il fatto che una delle storiche librerie della nostra città, la Domus, abbia pensato di organizzare stabilmente degli incontri culturali nella propria libreria. Veramente dovevamo farlo nel giardino, però ci sarà occasione nelle prossime volte di farlo nel giardino della Domus. Domus vuol dire casa. La Domus vorrebbe che i propri, tra virgolette, clienti si trovino proprio a casa propria, venendo nella libreria. La Domus vuole avere anche questo grande aspetto di un luogo dove si può venire insieme, si può stare a guardare i libri. Vedete anche l'ampia rassegna, anche la struttura di questa bellissima libreria vuole essere questa possibilità di incontrarsi. E noi abbiamo pensato ad una serie di incontri ogni 15 giorni, sempre di giovedì, almeno fino alla fine di luglio, per incontrarci con degli autori di libri, per parlare, per incontrarci e per discutere. La caratteristica di questa iniziativa è quella non che viene uno a presentare il libro, ma viene lo stesso autore a confrontarsi con i lettori per leggere insieme questo libro. E noi abbiamo voluto mettere però in questa iniziativa anche le parole del libro, che diventano anche espressione, diventano anche arte, e saranno compagni di questa nostra avventura il gruppo teatrale 17B, formato da Vicky Macri, che ringrazio, e da Carmelo Giordano, che diciamo ci aiuteranno ad entrare con la loro recitazione anche nelle pagine di questo libro, proprio per capire sempre di più che la bellezza del libro nasce proprio da questo incontro felice fra l'autore che scrive e il lettore che vuole leggere e vuole saperne. Entrare in una libreria vuol dire innanzitutto fare una esperienza, che è l'esperienza dell'economia della conoscenza. Senza conoscenza non si va da nessuna parte. Molte volte proprio la conoscenza ci dà quel gradino in più, ci dà quella possibilità in più di conoscere e di stare insieme. Io, quando ho pensato a questa iniziativa, a questa prima giornata di iniziativa, ho subito chiesto al professore Pietro De Leo, che ringrazio di aver accettato il nostro invito, di venirci a parlare di questo suo libro, Bernardino Telesio, omaggio al primo degli uomini nuovi, proprio perché noi siamo cosentini ed è giusto che i cosentini si riappropriano delle figure più importanti della nostra cultura e della nostra identità. Il professore De Leo ha detto subito di sì, e abbiamo aggiunto alle tante cose che vi ho già detto anche questa cosa che ci è molto grata e gradita, ed è questa scultura, questa opera che il pittore cosentino Giosino Filoso, tanto per intenderci la bottega, il Duomo proprio di fronte alla nostra cattedrale, avrà realizzato e ha realizzato per il libro di cui stiamo parlando stasera. Quindi questa sera lo possiamo anche ammirare, poi magari lo vedete anche dietro. E poi questa copertina di questo libro è praticamente, la potete vedere un po' tutta anche lì sotto, ed è questa idea di questo Telesio, che non è così tanto sbarazzino, ma è ripresa dal grande Andy Warhol, per dire che Andy Warhol ha esaltato la modernità, e questo nostro concittadino Bernardino Telesio vuole e ha voluto con la sua opera esaltare la modernità. Io spero soltanto una cosa, che i presenti questa sera, quando andranno via, ne sapranno ancora molto di più di Telesio. Poi ci sarà, se volete, anche
la possibilità di fare delle domande al professore De Leo, ma la cosa che più mi interessa è che anche soltanto per noi il privilegio di incontrare il professore De Leo e di entrare in questo mondo, in questo universo di Bernardino Peresio. Allora io darei subito la parola ai nostri amici attori che ci fanno entrare con la lettura di alcuni brani su Peresio e poi cercherò, facendo delle domande, di stimolare il professore De Leo ad aiutarci ad entrare in questo affascinante mondo teresiano. Allora, la parola prima a Vicky McGree e Carmelo Giugno. Io intanto devo ringraziare, perché è per me un onore stare con voi, quindi siamo tra pari, non siamo tra maestri e discepoli. L'unico discepolo di cui mi ho l'onore e l'orgoglio di indicare è lui, perché Demetrio è stato uno dei miei primi allievi all'università e lo ringrazio anche per aver aderito. E ci tengo a dire subito che questo non è un mio libro, è un libro che io ho curato, che è una cosa ben diversa che poi avrò modo di spiegare. Grazie, scusate. Allora, sentiamo prima la voce di Telesio. Cosa direbbe Telesio su Cosenza? La mia diletta città potrebbe benissimo fare a meno di me. La mia diletta città potrebbe benissimo fare a meno. Ma sono io che non posso fare a meno di essa. Essa mi scorre nelle vene. Ed amo. Allora, questa è la famosa, noi ce lo prendiamo come incipit di questa serata su Bernardino Telesio, omaggio al primo degli uomini nuovi. Ecco, il professor De Leo prima diceva: questo non è un libro scritto da De Leo, è un libro che lui ha curato, nel senso che ha tradotto due volumi, ha riportato in questo volume due volumi che parlavano di Telesio. Ecco, però prendendo spunto dalla lettura che hanno fatto adesso Carmelo e Vicky, perché i cosentini dovrebbero amare Telesio? Perché è veramente l'uomo che ha portato Cosenza nel mondo. Mentre Alarico è giunto a Cosenza ed è rimasto sepolto, è stato Bernardino Telesio che ha portato Cosenza nel mondo. Quando si stava per celebrare il centenario di Telesio, io ebbi la curiosità di dire: faccio qualcosa anche per la città che mi sta ospitando, anche se Rende e Cosenza siamo comunque cosentini. E però pensai a come io avevo conosciuto Telesio. Avevo vinto un concorso per fare la scuola di specializzazione a Monaco di Baviera. E fermatomi per alcuni giorni a Milano, andai nella biblioteca ambrosiana. E siccome allora mi interessavo soprattutto di paleografia, cominciai a vedere alcuni testi famosi, come la Repubblica di Platone, in latino. L'apro, come mi aveva insegnato il mio maestro, e vedo nel foglio, nel piatto, scritto: fui comperato in Cosenza AD 27 marzo 1624 in casa Telesio. Quindi il mio primo approccio, direi, con Telesio, che io devo dire, francamente, conoscevo semplicemente dai libri di testo di scuola, fu appunto questo Telesio: fui comperato in Cosenza in casa Telesio. E da allora poi mi venne la curiosità di cercare. E in quel momento dissi: vediamo che cosa si è scritto da qualcuno in Germania, e trovai questo testo in latino, mai tradotto in italiano, mai citato, che mi incuriosì,
come quando uno vede una persona nuova, si incuriosisce e cerca di coltivarla e di vedere, di capirla. E allora era una tesi di laurea che era stata fatta proprio e poi pubblicata in Germania. Presente anche nella Biblioteca Civica di Cosenza con questo libro? Presente nella Biblioteca Civica di Cosenza perché il De Chiara l'aveva comprato e stava nel fondo De Chiara, tant'è che il De Chiara si era interessato di Bernardino Tedeschi, come si interessava di Dante. Allora, ecco come in effetti questo testo, che pur essendo nella Biblioteca Civica di Cosenza, non era stato mai utilizzato. Era scritto in latino e siccome chi vi parla, scusate, ha fatto l'interprete dal latino, dalle altre lingue in latino al Concilio Vaticano II, io ho vissuto tutto il Concilio Vaticano II dal di dentro. E perché? Perché i vescovi che volevano parlare dovevano parlare il latino, altrimenti non potevano parlare. E il latino era la lingua non solo della Chiesa ma delle università. Io ricordo, e poi ti lascio la parola, che il mio maestro Lenertz a Monaco di Baviera, che conosceva e parlava 9 lingue, ma conosceva benissimo il latino e il greco. E il pomeriggio, siccome ero nello stesso istituto, mi chiamava, prendi un libro, c'era la patrologia, e andiamo a fare un'ora di passeggio. Io dovevo prendere un volume della patrologia, aprirlo a caso, leggere un brano e lui recitava il resto. Quindi ecco l'importanza del libro e anche l'importanza della conoscenza.